Riusciamo ad essere anche sul pezzo noi con Fuori Programma, ovviamente accompagnati dalla preziosa presenza di Don Pasquale Pio, che tra l'altro frequenta gli stessi posti, quindi insomma noi andiamo con le telecamere e poi ritroviamo il nostro colletto bianco. Praticamente sì, dai. Sì, ecco perché ci soffermiamo su un evento che abbiamo vissuto insieme qui in diocesi, ma è un tema che riguarda tutta la Chiesa universale. Si è parlato di educazione e di famiglia. Al convegno diocesano lo scorso 14 maggio eravamo lì presenti e c'era un ospite d'eccezione, se vogliamo tutti lo conoscono, tanti lo conoscono, il presidente del Forum delle Famiglie, Gigi De Palo, e noi abbiamo intercettato lui quel giorno al convegno, ma prima di lui abbiamo intercettato il nostro pastore, padre Franco Moscone, che ha rilasciato una brevissima riflessione, oltre poi, insomma, ascolteremo anche uno stralcio del suo intervento quella sera. Ascoltiamo. Padre Franco, facciamo focus sulla famiglia quando tanti altri le danno fuoco. È bella la frase, fare fuoco sulla famiglia nel senso di mettere in evidenza e focalizzare la presenza della vocazione familiare. Questo sì, che altri gli diano fuoco è vero, c'è poco interesse oppure si guarda a alternative, a famiglie cosiddette alternative. Insomma, io credo che a noi convenga continuare a mettere fuoco sulla nostra, focalizzare il tipo di famiglia cristiana, il che non vuol dire che siamo contrari al resto, vogliamo che la nostra famiglia brilli e sia bella e quindi si faccia veramente Vangelo, ossia dobbiamo far vedere la bellezza della famiglia, senza opporci a nessuno, perché oggi parlare di opposizione si è completamente sconfitti, mentre quello che ci tocca fare è evidenziare la bellezza di tutto ciò che è evangelico e la famiglia è senza dubbio uno dei doni più grandi del Vangelo. L'educazione è difficile, è il primo compito della famiglia, ma devono collaborare anche Stato e Chiesa. Com'è possibile? Quanto è possibile? Beh, l'educazione è una cosa seria, insomma, si parla ormai da decenni di emergenza educativa. Io credo che l'emergenza educativa sia un qualche cosa di costante nella storia dell'umanità, perché è la stessa generazione che lo richiede. Ogni generazione nuova che si presenta alla vita ha bisogno di essere educata e formata. Quindi siamo sempre in emergenza educativa. Assumere l'educazione come vocazione umana e in particolare come vocazione cristiana. Da dove partiamo per educare? Partiamo dalla misericordia, partiamo dal cuore, miser cordis, dal cuore, in greco mi pare che sia tapinos, tapino. Da un cuore piccolo, ma che è in grado di contenere tutto, è in grado di contenere Dio, diceva Pascal, perché il cuore è uno spazio spirituale. Chi educa? Rispondo alla domanda, chi educa? Il Padre, Dio. Con quale libro di testo si educa? La parola, la semente è la parola. Quali sono le situazioni dell'educazione? Tantissime, sono situazioni diverse, i vari terreni, dalla strada a quello di soldato. La disponibilità a educare o a seminare senza pregiudizi. Il seminatore semina ovunque e sempre. Il fatto che sprechi è fondamentale per capire, secondo me, il verbo educare. È il mai arrendersi, è il ritenere che su questo aspetto bisogna essere sempre in azione e non aver paura, anche se ci sembra di essere sconfitti e di sprecare.
Ecco qua, insomma, si è parlato tanto, in effetti abbiamo ascoltato tanto, è tutto molto molto interessante. E la bellezza di Moscone, di Padre Franco Moscone, è la sottolineatura sul dono della famiglia. Il dono della fede è proprio la famiglia, uno dei più bei doni. È un dono da ricevere, un dono da accogliere, e noi facciamo tanta fatica ad accogliere questo dono che ci viene presentato da Dio anche come canale di educazione e anche come canale di salvezza e di salvezza integrale, di salvezza cristiana. Diceva bene Padre Franco quando sottolineava il fatto che l'educazione è una cosa seria, e come cosa seria non si può snobbare, non si può mettere da parte, ma deve essere integrata, cioè deve riguardare innanzitutto tutte le componenti della personalità, perché noi non siamo divisi, non siamo appunto a compartimenti stagni, noi rappresentiamo un tutt'uno e come tutt'uno ci dobbiamo formare. È anche integrata da un punto di vista esterno, perché all'educazione non devono contribuire solamente le famiglie, ma anche la parrocchia, anche lo Stato, anche le altre agenzie educative, lo sport, che è fondamentale per l'educazione dei ragazzi. Per le regole. Per le regole, per l'interiorizzazione delle norme che sono fondamentali per vivere in società. Quindi educare, come dice la parola stessa, serve per tirare fuori il buono che c'è in ogni persona, da ogni persona. Ma anche dai ragazzi più ribelli, quando parliamo di educazione, no? Si pensa ai figli un po' scapestrati, così agitati, rivoluzionari, poi possono nascere grandi esempi. E uno di questi è Gigi De Palo, perché ha raccontato un po' la sua storia. Non era molto quieto come ragazzo, anzi, come adolescente. Anzi. Abbiamo ascoltato tutti, noi l'abbiamo intercettato poco prima della relazione e poi vi doniamo anche uno stralcio di quello che ha detto il 14 maggio al convegno dedicato all'educare come comunità Grembo. L'educazione è un fatto concreto, l'educazione non ha a che fare solamente con la teoria ma anche con la testimonianza e con la vita vissuta, che ha a che fare con la semina, perché se non ha senso seminare allora molto probabilmente stiamo perdendo tempo, e soprattutto sull'insegnamento di Papa Francesco ha a che fare con il gioco d'attacco, non è una questione difensiva ma una questione di proposta. I figli quanto hanno inciso, quanto ti hanno ispirato? Ma guarda, più la mia burrascosa adolescenza che non i figli. I figli adesso stanno vivendo la loro burrascosa adolescenza, perché l'adolescenza è sempre burrascosa, però diciamo che ho fatto riferimento all'importanza di Giovanni Paolo II nella mia vita quando, diciamo, ho vissuto un'adolescenza molto 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 burrascosa. Io grosso modo, no, non a quest'ora, un pochino più tardi, torno a casa la sera, metto la chiave nella toppa, arrivano i figli, papà, 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 tutti diversi tra di loro, c'è cioè Giovanni quello preciso, papà oggi ho preso un bel voto a scuola, ho fatto quel primo figlio, molto tutto assennato, poi c'è Teresa, molto simile alla mamma, che dobbiamo fare? Io appena entro dico scusa, dice perché? Dico tanto, no, qualcosa la faccio, no? Quindi mi avvantaggio, no? Dico tanto. Poi c'è Maddalena, naif, molto divertente, fondamentalmente vorrebbe vivere da un'altra casa, cioè non c'è, non si capisce. Poi c'è Gabriele, quello che mia moglie dice è il figlio che meno male che è nato per quarto, perché se fosse nato primo sarebbe stato figlio unico, è un po' come me da bambino. E poi c'è Giorgio Maria, sindrome di Down, ancora tranquillo, anche se inizio a temere, perché tutti vengono e ti dicono siete fortunati, questi bambini non hanno cattiveria, questi bambini sono la pace di casa, questi bambini sono l'amore incredibile, questi solo cose positive. E io temo, perché dico, vedi che per il calcolo delle probabilità mi è capitato quello, no? Perché sai, mo sono tutti buoni questi bambini. Quindi andiamo a tavola, mangiamo, poi sparecchiamo, io, perché i bambini abbiamo fatto i turni, ma come in ogni famiglia che si rispetti vengono rispettati pochissimo. E mentre sto lì, e mentre mia moglie finisce di sistemare Anna Chiara, io vado con i bambini, ci mettiamo sotto le coperte e facciamo un gioco. Fuori c'è la neve, il clima di qua grosso modo, fuori c'è la neve, fa freddo, ci sono i lupi, e che la chiamiamo Anna Chiara dove sei? Lei inizia a battere, diciamo, i piedi per far sentire che sta arrivando. Noi stiamo lì sotto le coperte, usciamo fuori, facciamo boom, lei si spaventa, spero faccia finta perché tutte le sere vorrebbe dire che è di goccio, si spaventa e viene anche lei nel lettone, si mette anche lei nel lettone, e in quel momento viviamo la cosa più bella, ci diciamo le cose belle che abbiamo vissuto durante il giorno,
facciamo una preghiera, Ave Maria, e poi il Signore ci doni un'attesa e un riposo tranquillo. Se mi dicessero, Gigi De Palo, che cos'è per te il paradiso? Io direi quel momento, un lettone chiuso ermeticamente con mia moglie, i miei figli, a dirci le preghiere, che è la cosa più bella in assoluto che possa vivere. Se io sto qui è perché sono convinto che è più bello stare qui adesso con voi che non vivere il mio paradiso quotidiano. Non è che sono scemo io, è una scelta la mia. Perché alla fine io non ho fatto niente per meritare quello che il Signore mi sta facendo vivere. Sono qui perché devo ripagare un debito che ho nei confronti del Signore sapendo che non lo ripagherò mai. Ecco, educare, a mio modo di vedere, è avere la consapevolezza che abbiamo un debito e siamo chiamati a ripagarlo. Ed è una bellissima immagine quella che ci ha donato Gigi De Palo durante il suo racconto, ha raccontato anche un po' della sua vita, quella del paradiso, il lettone. Noi lo abbiamo conosciuto anche grazie al Together, quell'evento che si è svolto a San Giovanni Rotondo, sì. Ti ricordi? Un perché po' di mesi puntata, fa, sì. Sì, sì, con sì. Ingannevole come l'amore, esatto, sbaglio, esatto. E quindi lui una presenza insomma certa, un ottimo esempio anche per tutte le famiglie, soprattutto quelle giovani che intraprendono questa nuova avventura. Il paradiso lo immagina così, come il lettone quando alla sera ci si ritrova con i figli e la moglie accanto. È una bella immagine, così come anche la bella immagine stavo riflettendo, quella del gioco d'attacco, l'educazione come questione di proposta e quindi non di imposizione. Sarebbe bello vedere e incarnare un po' negli ambiti che noi viviamo, in cui lavoriamo, questa idea dell'educazione come gioco d'attacco. E da godere poi piano piano, senza fretta, con calma. Allora, giochiamocela questa partita, noi però ci fermiamo qualche istante, ma promettiamo, perché c'è stata anche questa richiesta, di ascoltare altre parti delle relazioni di Gigi De Palo, ma lo facciamo prossimamente. Quindi, ne vale la insomma, pena. Abbiamo cercato di prendere il succo, anche se tutto da bere, da gustare, piano piano. Pausa!